Buongiorno, siamo qui per Lola. Ciao Monica. Ciao. Abbiamo sentito i suoi punti, i punti di Lola, conto da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedi? Non vedo lei, vedo che vi sta mostrando una mela rossa, color porpora proprio, rossa. Chiamiamola Lola. Sì, viene lei con in mano questa mela rossa. Ci dà l'autorizzazione? Ci spiega perché questa mela rossa? Una mela che può essere avvelenata, una mela che può essere la conoscenza, una mela da cogliere. Mi dice cogli la prima mela, senza rimpianti. No, citandomi la canzone di Branduardi. Una mela che è un'occasione, ma che non sai se all'interno c'è il verme, non sai se è avvelenata. Pur essendo nell'aspetto attraente. Chiamiamola mela. Sì, viene Grimilde. È Grimilde? In generale, la personalizzazione delle sue difficoltà. Quindi dei suoi ostacoli. Ma anche della sua indecisione nel non riuscire a mettere a fuoco. Vibrazione di Lola. 22 miliardi, il 2 è un numero ricorrente in lei. Consapevolezza. Cento PS. 43%. Prima hai detto 143. Vite precedenti. 913. Cervello. 8.7. Interferenze eteriche, se ci sono. C'è tipo un diavoletto della Tasmania, direi un demone del secondo universo. Un lupo, quindi un canide, è un Elohim. Ediel. Mentali, entità mentali. Esattamente come gli EDL, morte, sopravvivenza e biliardo. Morte, livello. 3. Senso di questa entità mentale. Dal senso letterale della morte, infatti
questa entità mentale gli ha fatto proprio vivere un'esperienza a stretto contatto con la morte, al senso un po' più traslato della morte, per cui anche l'allontanamento, la separazione, che lei in alcuni momenti ha vissuto come morte, e anche il vivere a stretto contatto con una, ma da più persone affette da una grossa depressione, che è in un certo qual modo quasi una sorta di morte in vita. Sopravvivenza. Livello 4, ed è proprio l'entità mentale che le impedisce la prosperità. Mi dà come una, me la dà come due nomi: sopravvivenza sorpresa, nel senso che ogni volta si presenta una sorpresa, un intoppo, un impedimento, tale per cui dal momento in cui stava per raggiungere l'abbondanza viene ritrascinata indietro e di nuovo in una situazione che ovviamente non è che intendo la sopravvivenza in senso letterale, no? Ma ritorna in una situazione basica dove si può permettere poco o l'essenziale o poco più. Biliardo. E allora aspetta, perché mi fa vedere la prima parte del gioco del biliardo quando le palle sono ancora racchiuse dal triangolo. Anello, sì. Sì, triangolo, sì, è vero, un triangolo. Però mi fa vedere sia tutto il biliardo, quindi il tappeto verde, il piano del biliardo, sia anche la stecca. Mi fa vedere come questa situazione in cui non si riesce a uscire da determinati confini. Il primo confine è quello lì del triangolo, il secondo confine poi è quello del tavolo da biliardo, dove poi è vero, le biglie vanno nella buca, ma poi dopo tanto ritorneranno lì sopra, no? Quindi non c'è una vera uscita. Come appunto le dinamiche che lei crea in cui non riesce ad avere una vera via di uscita. Ok? Sembra esserci, ok? La palla va via, va in buca, quindi sembra aver ottenuto il suo obiettivo, va in buca, eccetera, però poi tanto in realtà è destinata a ritornare lì dentro. E riprendere il gioco. E riprendere il gioco con sempre le palle che sono sempre le stesse, i soggetti sono sempre gli stessi, no? E di nuovo si torna ad essere lì tutti uniti, attaccati, no? Dentro il triangolo. Le Per poi dinamiche sono separarsi. diverse, Esatto. per sopravvivere in modo diverso, ma alla fine la minestra è sempre quella, gli ingredienti sono sempre quelli, gli attori sono sempre quelli. Beh, biliardo livello, scusami. 5. 5. Impianti. Dunque, io lo vedo anche al naso. Naso, bocca, spalla destra. Mi fa vedere tipo una specie di collana, di quelle un po' morbide, quindi che arrivano al petto. Mano sinistra, genitali. È tutto un sì da parte di Lola. Spalla destra, mano sinistra, non ce li aveva detti. Va bene. Un po' di impiantucci. Chi li ha messi? Vabbè, secondo universo, il lupo, Ielo. Ma ultimamente stiamo vedendo tanti canidi. C'ha una causa. Il canide è raro e non conta un cazzo alla fine. Allora, adesso mi è venuto però specificamente per Aurora, il canide, perché mi fa vedere, no? Lei Aurora. Oddio. Aspetta, aspetta, Lola. Tranquilla, tranquilla. No, Lola. segno, segno. Sì? Dicevamo il canide. Caspita, perché è legato al nome. Ok, va bene, puoi dirlo comunque. Perciò. Non dire il nome, ma puoi Ok, dire che è va legato al bene. nome. Che è quel punto che precede il giorno e succede alla notte. Ah, ok.
Quindi me la dà proprio come il lupo che ulula nella notte. Sì, no? Hai capito? Che per accottare, che sono ste entità eteriche che si attaccano a tutte ste robe inesistenti dentro un gioco, dentro una narrazione. Se voi ci pensate, il lupo esiste qui nel gioco, ma non esiste davvero. Quindi invece del lupo che ha quattro zampe, che ulula la luna, potrebbe esistere in un altro universo, ma magari non esiste proprio, che invece ha cinque zampe e ulula al centro della Terra, no? Ulula verso il basso. È una convenzione. Il videogioco vuole che sia così, ma una convenzione. Non c'è nessuna importanza. Sai, quando poi quelli che fanno, non so, la Wicca, tutta importantissimo, la Luna, e che tutte baggianate, tutte puttanate per perdere solo del tempo, per cercare all'esterno la soluzione quando non è all'esterno. Bene, che bella sessione, sono proprio contento. 22/2/2022, Rogita, causa esoterica, non era prevista questa data. Nirogito non è mai la data che si dice. È tutto due, 22/2/2022 è tutto due. In verità anche la data di oggi, Che è il 12. sì, 12/2, scusami, 12/10/2022, è come se tu facessi tutti e due. Ok? Perché il 12, 10, l'1, no, scusami, non mi sto spiegando. L'1 che precede il 2 va insieme all'1 del 10 e diventa Viene un altro 22. 2. Hai capito? Viene 2, 2, 22. E anche il giorno in cui incontra il nuovo compagno, cioè il numero 2. Causa del 2, significato del 2. Chiama l'archetipo 2. Ma Arrivi il 2. lei è proprio, Chiamalo. aspiterina, come faccio a non dire il suo nome e a dire che, allora, è la spaccatura, il 2, qua per esempio me lo fa vedere, tra il giorno e la notte. Lei è proprio lì come uno spartiacque tra la notte e il giorno, No, ma un attimo, ok? ma il tuo nome lo possiamo dire? Perché lo possiamo dire, non devo censurarlo. Vabbè, diciamo comunque Lola, però possiamo anche specificarlo perché lei aveva detto: se vuoi chiamami come il mio nome, vai, vieni, dillo. Aurora. Sì. Aurora, che è proprio è quel punto di luce che è rosso porpora come la mela dell'inizio, che arriva subito dopo la notte ed è appena prima dell'alba, no? Del giorno, dell'inizio del giorno. È come proprio lo spartiacque tra la luce e il buio, che è proprio l'essenza della dualità, del due, luce e buio. Io dall'inizio della sessione che voglio fare, vabbè, Lola l'abbiamo scelto perché sennò io mi incartavo con le due R del suo nome. Però continuiamo con Lola, ma lei si chiama Aurora e non è un segreto. E dall'inizio della sessione che voglio farti questa strana domanda che non ho mai fatto. Siccome lei poi ha chiesto, no, qual è la sua missione, lei la trasformo la domanda: lei è destinata a incontrare la fiamma? Sì, eh sì, perché fa parte di questo gioco di due, certo. Ok, facciamo un lungo respiro e faccio la domanda. L'ha già incontrata? È il suo attuale compagno? Difficoltà che mi stai dando. Possiamo avere la risposta, Aurora? Vuoi sapere la risposta? Sì. Allora, sì. Lo è, ma ne ha potenzialmente un'altra, perché lei è proprio una persona che ha bisogno nella sua vita, ha scelto di fare delle decisioni molto difficili, molto nette, molto, non so come spiegarti, proprio Forse ho al. capito perché conosco una persona simile. Lei è ambiziosa in termini di consapevolezza, molto ambiziosa. Con il termine ambiziosa estremamente ammantato di un velo di positività e di l'ambizioso carrierista, ma lei vuole in questa vita, ecco, questa magari è la sua missione, no? Lei punta lassù.
non lassù in basso, cioè 100 metri d'altezza, ma all'Everest. Quindi lei è una fiamma, ci sono due fiamme in questo momento, una 5 stelle e una 5 stelle premium. Lei è con la 5 stelle o la premium? La 6 stelle? Dai, dai, Monica, dai. È un gioco questo, dobbiamo vincerli i giochi, non ritardarli. No, dai, dunque. Ma io l'ho capito, lo dico io, mi piglio io la responsabilità, lei è col 5 stelle. Tramontana e non col 6 stelle, va bene. Ma è una fiamma? Sì, lo è. Lei nella sua vita ha vari gradi di questa dualità, ok? E queste possibilità dove c'è un bivio, e queste scelte difficili, e questa doppia possibilità, ce l'ha a vari gradi. Alcuni ovviamente sono un attimino più semplici da affrontare. Sto in questa città, vado in un'altra città, questo tipo di lavoro o quell'altro tipo di lavoro, e altre invece sono chiaramente più forti, più impegnative, anche perché l'esperienza della fiamma è proprio quella che consente il superamento della dualità. È incarnata la sua fiamma a 6 stelle? Sì. La vedi? Chiamala, mettiamola nel cinema. È un uomo? Sì. Risposte a mezza voce di Monica sono un capolavoro. Sì. Dai Monica, alziamo le frequenze. Vai Monica, preghiamo. Inizia tu l'angelo del Signore. Ma cos'è? Angelo del Signore? L'Angelus? No, non sono molto pratico di preghiera. No. Comunque, inizia tu a pregare. Aspetta, angelo del Signore. Vabbè, tanto sono tutte fregnacce, quindi. Ma tu puoi farmi uscire tipo da questo mio mentale, che magari io mi sono fissata su questa cosa. Beh, in realtà sì, ma in La realtà sessione tu. l'abbiamo pubblicata, quindi voglio dire, gli elementi ci sono, eccetera, tranne uno che poi appunto lei non si riconosce, il resto degli altri elementi ci sono, no? Sono quelli. Sai che non ho capito? Quindi La sessione abbiamo pubblicata quale? Questa? di una persona che aveva questa fiamma. Tu dici che abbiamo già conosciuto questa persona? Eh sì, quello è il fatto. Allora, vabbè, te lo diciamo, c'è una persona che sembra essere la tua fiamma, ma io te lo dico. Beh, Posso comunque sbagliare. può essere, è anche una cosa che hai visto subito. Posso Vabbè, fare. però puoi sempre sbagliare, assolutamente. Va bene, ascolta, questo qua, 6 stelle, lo chiamiamo nel cinema. Oggi il cinema è super affollato. E poi chiamiamo l'attuale compagno. Vediamo dove si mettono, cosa fanno insieme lì dentro. Se si scazzottano. No, perché loro sanno che la scelta sta a lei. Ok, dove si mettono? No, sono vicini, uno di fianco all'altro. Benissimo. Ex Lex, dove si mette se viene? No, allora dunque, in fondo in fondo, Vale niente. ma in La piedi. figlia. Però viene, non come sempre, con tutte le intenzioni di spiare, di rompere, di fare le puzzette. No, però proprio è un po' ostica questa materia per lui. È Ah, sì. come se non fosse del tutto portato per questo genere di contenuti. Certamente Figlia. sì. Figli del 5 Stelle. Sì, anche loro. Sì, sono vicini alla figlia. Ex suocero.
Mentalista. Il padre dell'ex. No, io non lo vedo. Non entra, perché non entra? Dov'è? Ah, ha due punturine. Vabbè. Ma ritiene tra l'altro che questo nostro approccio non sia quello corretto. Vabbè, vabbè, È vabbè, molto vabbè. critico. Perdiamo solo tempo. Amica di cui oggi è il compleanno. Oddio, mi è venuta con i Kleenex, però è venuta. Perché? Perché non va. Non va tanto bene. Mi dice, ma forse il Ah. cambio di stagione. Ma è anche questa. No, 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 non è punturinata. Amiche, chi viene? Quante vengono? Però non sono vicine a questa amica, ne vedo altre due, ma nella fila di dietro. Che un pochettino, io penso che si conoscano, perché un pochettino cercano quasi di dirle, di consolarla un pochettino, no? Dai, su di morale, una cosa del genere le dicono. Quante sono queste ulteriori amiche, non quella del Kleenex? Due, io ne vedo due dietro. Nuocero, figlia, genitori, litigarelli. Cioè, vedo la madre tipo che lo tiene a distanza con un ferro da maglia. Sì, Il marito. guarda. Stavolta si separano? Diciamo che è anche un loro equilibrio questo. È difficile da comprendere, ma è un loro modo di esistere. Va bene, causa esoterica del lavoro, il denaro, soldi e difficoltà a gestirli, l'abbiamo visto, è Attività mentale sopravvivenza. sopravvivenza sorpresa. Causa esoterica della candida. Ci Allora, sono degli impianti lì, va bene, abbiamo sì, capito, c'è ma. questo, c'è l'impianto ai genitali. L'evento scatenante, diciamo così, o peggiorante, sì, sicuramente, ecco, oserei dire peggiorativo, che ha dato poi esito a una sorta di escrescenza E l'ho cisti, incarnito. pelo incarnito, esatto, è stato proprio il soggiorno a casa del suo attuale compagno. Ok? In verità io quello lo vedo legato alla PS, che è come se volesse darle un'occasione Per puntare più per in alto. valutare altro, che non è più in alto, perché più in alto è quello dove lei sta meglio. Ma ti faccio vivere comunque un evento negativo, Disagio, un non disagio, sì, allucinante, però ok. tra l'altro in una zona intima che è quella della coppia, per farti considerare la possibilità di vedere anche altro, che non è quindi questa situazione qua, questa circostanza che stai vivendo, non è proprio idilliaca a 360 gradi, ok? Tanto è vero che ti faccio venire questa roba qui, tanto è vero che vi metto in due città diverse. Sono elementi che la PS gli ha dato semplicemente per aprirsi eventualmente ad un'altra possibilità. Incidente in macchina, che va bene, è riferito al perdere i soldi della sopravvivenza, ma mentre lei stava andando da lui, dal nuovo, dal 5 Stelle, è legato anche alla PS, che poi alla fine è la regina di tutto, perché è quella che sta dietro le entità, diciamocelo, cioè siamo noi. Gira, 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 entità cattiva, PS cattiva, siamo noi. PS siamo noi. Allora, quello però me lo dà come senso di colpa nei confronti del Dell'ex. marito. Sì, come se sentisse che non si merita un momento,
dei momenti di gioia e una ricostruzione della vita sentimentale, mentre l'ex ancora sta a pensare a lei. Ecco, me l'ha dato sotto questa forma. Quindi candida, cistite, ascesso, appelo, inguinale, tutto relativo a una seconda chance, che ha un timing, cioè tutto può rientrare da solo, quindi questo messaggio valuta anche altro della PS, inizia oggi e finisce a fine vita per Lola o ha una deadline? Secondo me è di nuovo il numero due, solo che non riesco a capire. 2 mesi? Forse 2 mesi. C'è una finestra per dire cerco altro di 2 mesi, 2 anni? Non lo so, sai se è 2 mesi oppure 2 anni, perché è come se mi profilasse che poi succedono un po' delle altre complicazioni con il suo attuale compagno, degli ulteriori incartamenti. Allora, che è vero tutta questa enorme sintonia? È assolutamente vera. E guarda, cioè io non, sinceramente non l'ho mai vista questa. Cioè, di solito noi vediamo appunto la fiamma grezza, ma spesso sono molto distanti, no? E quindi di fatto la persona ha una scelta fino a un certo punto, no? Invece qua è proprio una scelta che io vedo Tra due che livelli la. di fiamme fatte e finite. Sì, e poi che la È la puoi prima fare volta che vediamo due perché. fiamme insieme, contemporaneamente. Sì. Il che apre anche prospettive, questa è una cosa importantissima, di un'importanza abissale. Ci sono i miei concorrenti che dicono che la fiamma è una fregatura della Matrix. C'è un messaggio assolutamente negativo ed è importante che sia valutabile come negativo perché è proprio la dimostrazione, visto che da lì ci sono tutti i vari progetti militari e quant'altro, è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Questa è la strada giusta. Questo è proprio quello che vogliono distruggere. Infatti ci sta con così, la promiscuità, con tutta la Esatto. violenza, tutta la prostituzione, le ragazzine che vanno in giro vestite da prostitute, perché diciamolo è così, no? Bambine anche vestite da Certo. prostitute, bambini vestiti da cretini, vabbè. È tutto assolutamente voluto. Questo lontana da un concetto pulito, non puro o casto, ma pulito del rapporto a due. Bene. Dito mano sinistra. Allora, lei ha l'impianto proprio in generale alla mano sinistra. Ed è vero che lei il problema ce l'ha al dito medio. Però la volontà è quella di colpire l'anulare, che è proprio quello del legame, diciamo così, ufficiale, no? Ed è proprio quella di nuovo la scelta, ok? Sono le due dita vicine. Cioè, L'anulare lei è al e il medio. medio e tu dici però il mio obiettivo è l'anulare, cioè Sì. della mano sinistra che è quello del matrimonio. Sì, Sì, mano sinistra. matrimonio o comunque per dire no, Sì, il sì, legame sì. duraturo, stabile, eccetera, no? Cioè, è intendibile come la candida, come la cistite, stessa roba. Orecchio destro. Pazzesca sta cosa. Allora, per quanto riguarda l'orecchio destro, io lo vedo legato, non l'abbiamo detto, scusami, mi sono dimenticata di dirlo, l'impianto mentale. Praticamente me lo dà come un disco, tipo come fosse quello più grande, cos'è, il 33 giri o il 40, 33, quello più 33, grande, sì. 33, che gli va a sezionare, diciamo, la calotta superiore. Ed è come se girasse. Come proprio fa un disco, ok? E vedo che si ripercuote sull'orecchio destro questo tipo di movimento, proprio Impianto come se mentale. fosse, sì, un giradischi. Punto debole, polmoni. Allora, come impianto che interferisce è questa collana, laddove in realtà i polmoni sono il retro del cuore, ma come se fossero un'unica cosa, ok? Perdita di capelli.
Infatti, vedi che questo disco va proprio a tagliare le radici, no? Perché si va a infilare, come ti ho detto, nella calotta. Quindi va proprio a disturbare i bulbi piliferi. Quindi di nuovo un impianto afte in bocca. Idem l'impianto, sempre che ho visto in bocca, però è anche un modo che lei ha un po' di autosabotarsi, perché di fatto la bocca è un aspetto essenziale, no? Della sua vita, del suo lavoro. Me lo dà sia come per una degustazione, sia proprio per il parlare verbale. E quindi è di nuovo legato all'entità mentale sopravvivenza, che non le fa vivere l'abbondanza, ok? Cioè le dà il dono di riuscire ad avere una buona parlantina e di avere un certo tipo di papille gustative sensibili, però allo stesso tempo poi cosa fa? Le va a danneggiare proprio questo organo qui. Causa esoterica, se c'è, del cesareo, dell'unica figlia che ha. Dunque, però mi dice la parola madre, intendendo sua madre. Ma dunque, la scena che mi dà era come se la madre volesse starle più vicino, non so come dirti, volesse darle ulteriori assistenza, più del dovuto. E il parto cesareo era un modo di nuovo per creare questo biliardo, ok? Perché avendo comunque un parto un pochettino più difficile, no? Quindi con i punti, quindi diciamo così, no? Un altro tipo poi di vissuto, no? Anche dopo, avesse bisogno di più della madre, quindi di nuovo poter stare dentro quel biliardo, che poteva essere la madre o comunque altre presenze familiari per farla stare dentro il biliardo. Capito. Apriamo il portale aureo, chiamiamo l'ex suocera, quindi l'ex no, la no, la nonna di sua figlia paterna e la nonna materna di Lola. Allora, la ex suocera è venuta proprio mostrandomi la fede nuziale. E come a indicarmi che il rapporto non è stato semplice, il rapporto con suo marito. Logorante, mi dice, profondamente logorante, anche se lei ha cercato di affrontarlo al meglio con le sue forze, con la sua capacità di trasformazione, eccetera, le è risultato intaccante. Ecco, vedo che con questa mano sinistra cerca di prendere le mani di Lola. Ha proprio un profondo senso di riconoscenza per l'accompagnamento che le ha dato. Ed è come se proprio avessero, cioè come se Lola sia stata quasi un traghettatore della sua anima. E lei l'ha proprio avvertito chiaramente, che ha favorito dolcemente, lentamente questa transizione. Diamole una VIC. Ah, tra l'altro mi fa vedere che Lola è stato tipo un monaco che faceva già queste cose, lei le aveva già fatte in una vita precedente, sai? Faceva Sì, un proprio questo. Sì. Esatto. accompagnatore agli ultimi momenti sulla Sì. Terra. Sì, anche di persone che non conosceva, eh? Lo faceva non solo, adesso l'ha fatto con un suo caro, ma nell'altra vita no, anche con sconosciuti lo faceva. Aveva un nome, questo mestiere. Oh, No, ma Epi qualcosa, non capisco, Epi qualcosa.
Epigenetica, sì. No, 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 epitaffio, però epitaffio, non lo so, dice epitaffio, che credo la lapide, il nome sulla lapide, epitaffio, Ok, diamole una vicca. E mi ritorna al giorno del matrimonio con la Vic. La vedo vestita da sposa, tutta in bianco con il velo bianco. Con dietro l'arcobaleno con un po' di nuvole, però. Dice: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Vuole lasciare un messaggio a Lola e alla nipote? Ah, per la nipote, e guardando Lola, dice: hai fatto un gioiello perfetto, non potevi fare di meglio. Praticamente vedo che friziona il cuoio capelluto di Lola con le nocche. Gli dà questo massaggio. Voglio restituirti qualcosa che tu mi hai dato. Come posso restituirti? Come posso ricambiare questo immenso dono? E vedo che gli friziona il cuoio capelluto. Beh, già solo presentandosi a questo richiamo, penso che sia il dono più bello, perché noi offriamo questa possibilità ai disincarnati, alcuni la rifiutano, non tutti, cioè non tanti in realtà, forse nessuno, ma è sempre possibile che dicano no, grazie. È successo una volta con una persona che era mancata da pochi giorni e che ci ha detto no, sì, va bene, torno al decimo portale auro che aprite, entrerò anche io, questo ci disse. Poi in realtà non l'abbiamo più verificato. Cosa vuole dire al figlio? Se hai voglia poi di dirglielo, ma non so se ci crederà. Mi fa vedere come un andare indietro con il tempo e mi fa vedere una forbice e dice: taglia, taglia questo cordone ombelicale. Ha proprio a indicare che è arrivato il momento, il tempo per separarsi, per uscire da questa simbiosi. Va bene, la salutiamo. Tanto teniamo la nonna materna lì, eh. La salutiamo, vediamo quanti disincarnati di tutte le generazioni di Lola e non parenti di Lola si presentano e la salutiamo. 722. Perché comunque Lola ha questa tendenza qua a riuscire ad accompagnare dei morti, no? E questa è un'attitudine molto apprezzata da chi magari non sente di aver qualcuno al suo fianco. Allora, facciamola andare Lola in tutti i posti del mondo, non voglio dire per forza i cimiteri perché non. Tutti i posti del mondo, velocemente, tanto tempo non esiste, in un secondo è andata in tutto il mondo, in tutti i paesi, in tutte le lingue, e ha chiamato tutti i disincarnati che si presentano, visto che lei ha una particolare empatia per entrare nel portale Auro, in particolar modo disincarnati con cui ha già avuto a che fare in quella vita là del monaco. Vedo che ha preso con sé tanti bambini che lavorano nelle fabbriche, deceduti lì. Ha preso tanti anziani. A me viene un numero che è di 2 milioni. Tanti Mazza. mendicanti. Gli ultimi. Sì. 3mano le ginocchia di Zeus. Che fa Zeus? O Odino, intanto più o meno uguale.
Vedo che sta cercando quasi di fermare questo fiume qui, no? E vedo che con le braccia le allunga e cerca di riaccaparrarsi queste anime per impedire loro di entrare nel portale aureo. Ma chiaramente è un gesto che non porta a nulla, ma ci Ma prova. Odino o Zeus? Ma io vedo che lo fa Zeus. Zeus. Bene, entro io nella scena un secondo, con un bel naso da pagliaccio, io lo metto sul naso e me ne vado. È bello perché lui adesso in questo momento, proprio per togliersi il naso da pagliaccio, abbandona questo suo gesto. E quindi, insomma, c'è questo flusso di anime che si dirige verso il portale. Non lo chiudiamo, nonna materna. Non so, mi viene sotto forma di maestra. Con una bacchetta in mano che poi sembra la stecca del biliardo. Però nel contesto capisco che, insomma, no, è una bacchetta che potrebbe essere degli insegnanti di una volta. Vedo che la utilizza un po' come se fosse un maestro d'orchestra e le dice: è divertente imparare le lezioni, ma è anche un po' difficile. E lo fa così, quasi intonando una musica, un motivetto. Vuole lasciare un messaggio a Lola? Si riguarda il pane, come se fosse una cosa che può essere meditativa. Che la preparazione del pane dalle origini può come essere un'azione meditativa per Lola, di comprensione profonda di alcune cose, dal lievito madre alla lievitazione lenta, all'infornare. Vedo che Lola è molto predisposta anche per il linguaggio metaforico e allegorico dell'anima e quindi attraverso la panificazione come se riuscisse a comprendere maggiormente alcuni particolari. E voglio dirle che quello che lei ha fatto, credo che faccia ancora, no, con il suo compagno, che è quello di tentare la telepatia e riuscirci, in verità lei lo riesce a fare anche con altre persone. Lo riesce a fare col 6 stelle? Allora, da prima no, perché lei si oppone a questa cosa, ok? Poi sì, basta Lui lei. c'è nel cinema? Sì. Mi Sì. hai detto di sì. Cosa fa? È venuto con una cosa in mano. Ok. Che forma ha? Ok, no, non lo dire. Va bene. Causa esoterica non lo diciamo, però tu te lo ricordi il cognome di Lola, sì. Perché lei me l'aveva chiesto, no? Me l'avevi messo nei punti, mi sembra. Causa esoterica, lei si è sempre domandata la causa esoterica del suo nome e del suo cognome. È un rafforzativo in verità, è un rafforzativo, nome e cognome si rinforzano a vicenda perché danno proprio l'idea di questa incredibile luminosità, aurora più sì, Quella roba lì. che intensifica la luce, di nuovo in contrapposizione con il buio. Il suo nome che arriva subito dopo il buio e che le fa vedere proprio questa estrema differenza tra la luce e il buio e in un secondo momento la possibilità di comprendere che in verità non c'è questa differenza perché sono un'unica cosa. Va bene, salutiamo la nonna. Ultimo messaggio della nonna con una vic alla nipote.
mi hai dato il film migliore che potessi vedere. Questo ultimo dono è bellissimo. La salutiamo. 2 milioni e un sacco di altri nel portale aureo. Chiudiamo il portale aureo. Mi era venuto un po' tipo nonna papera, carina. Tutte le cose che ha fatto la costellazione di Ayahuasca hanno lasciato strascichi, impianti, Allora, entità. sì, il secondo universo e l'Elohim, Lo sapevo. diciamo che insomma, hanno trovato anche forza, ecco, da queste esperienze qui. Questo, C'erano già e si sono rafforzati o sono arrivati da esatto. zero? Sì, però io non vedo che lei ha preso cose in più ulteriori, se non per brevi periodi. Poi le ha La abbandonate da sé. figlia è una perla. Vediamo un po'. Allora, quando tu mi hai chiesto questo, vedo che gioca con un altro bambino che so di per certo essere Perla. E questo mi fa dire di sì. A quanto vibra la figlia, se ce lo permette? Ha fatto un gioco con la mamma, no? È andata vicino alla vibrazione della mamma e gli ha aggiunto due zeri. Quindi 2200. Perché c'è una causa esoterica per cui la figlia è così attaccata alla madre e poi neanche più di tanto al padre, tanto da essere attaccata alla madre un po' in maniera morbosa? Allora, un po' è questa sua entità mentale biliardo che dà un po' origine, no? A questo forte legame che è anche una sorta di simbiosi, di collante molto forte, ok? In parte è questo. E per cui nel momento in cui andiamo a ripulire questa, si ripristinerà un po' più di equilibrio, no? In questo loro legame. Però io vedo che rimarrà fortissimo, in modo più sano, ma rimarrà fortissimo. Perché è come se anche la figlia fosse un po' legata a questa cosa del due. È come un lavoro che fanno anche insieme, del comprendere la dualità e il superamento della dualità. E anche loro sono una diade molto importante di due donne. Nome del progetto di Lola. Mi è venuta una canzone, che è quella di Edith Piaf, Rien de Rien, rien. rien de rien. Sì. Nome del destino, tra virgolette, di Lola. Due. Non ho capito, sai, scusa. Nome del destino di Lola. Due. Sì. Cioè, il falso progetto e il vero progetto sono sempre due, più Sì. che la missione, no? Uno si dà un obiettivo, potrebbe anche non raggiungerlo, anche se qua a me lei sembra un po' predestinata. Perché di fatto è già la fiamma. È l'esercizio del libero arbitrio questo, in pieno, cioè non a tutti è data questa possibilità. Perché comunque è facile, no? Scegliere alcune cose, altre cose è estremamente difficile farne la scelta. Questa è una Beh, scelta estremamente difficile. estremamente difficile. A lei, capito, sono capitate due fiamme. Diamo un valore alla fiamma. Sai che abbiamo dato un. Ma diamo un valore fiamma a tutte e tre: a Lola, all'attuale compagno e alla fiamma 6 stelle. Questo valore comprende la consapevolezza, il livello di tutta una serie di cose che adesso non ricordo neanche più. Le avevo dette in una vecchia sessione, ma non me lo ricordo più. Lola, valore fiamma. Non
magari a lei darà fastidio perché mi è venuto fuori il numero 36, che per certi aspetti mi ricorda la OM. E lei prima ha Ah. detto una frase, no, riguardo allo yoga, no? Però è venuto il 36, ecco. L'attuale compagno. 36. Il 6 stelle Samontana. No, 6 stelle. 36. No, davvero. E vabbè, però sono tutti e tre allo stesso livello, ma il 6 stelle è un 6 stelle, è su, più su. Cioè, nel senso, voglio capire la fiamma incognita rispetto alla fiamma attuale, cos'ha di più poiché l'abbiamo definita migliore? Sai che cosa? Quando lei ha accompagnato la ex suocera, no? Alla morte, lei è andata. Cioè, aspetta, no, non è che l'ha uccisa, l'ha No, assistita. no, 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 certo. Cuscino, sei la suocera, no? Sembra così, vero? No, scusatemi, mi sono spiegata male, Ah, no? no, no, sì, tranquilla, ti sei spiegata bene, non è che dobbiamo È sdrammatizzare. andata a sfiorare altre dimensioni. Sfiorando queste altre dimensioni è come se avesse ampliato il senso e la possibilità della Matrix. L'ha arricchito. E questo ha fatto sì che lei abbia la possibilità di approcciare a questa questione in una maniera più complessa che questa che stiamo adottando noi. Noi adesso stiamo. Mamma mia, è difficilissimo da spiegare. Lo stiamo affrontando da giocatori della Matrix. Lei, grazie a questa sua esperienza, è riuscita un poco a uscire dal gioco per poi rientrare e a creare quindi delle variabili e delle possibilità che per noi sono un po' difficili da spiegare e da verbalizzare. Ed è un vissuto speciale che è suo. E quindi di fatto è la sua scelta a rendere la fiamma più speciale dell'altra. È la possibilità che lei si dà. Ok, ma a grandi Va linee, oltre i suoi sensi di colpa. a quale livello di valore fiamma che racchiude un po' tutto, lei può andare tra 10, può stare a 10 anni con l'attuale compagno e a quale potrebbe stare, a livelli ovviamente generici, tra 10 anni con i 6 stelle? Così capiamo, visto che dicevamo prima punta in alto, no? E non e ad altissimo e non ad alto, capiamo perché uno è altissimo e l'altro è alto. Non me li dà tanto diversi perché mi dà 500 come valore con il suo attuale compagno e 600 con l'altro. Perfetto. Valuterà lei. Però arriverà a 500. Nel peggiore dei casi, e sta a 36. Vita più Nei tuoi importante. primi 10 anni. Sì, vita più importante tra le 913. Ma assolutamente questa. La seconda Come? più importante. Ma me ne dà una veramente di una semplicità disarmante, dove però lei è come se avesse avuto un'illuminazione, perché me la dà che raccoglie delle ciliegie ed è entrata in sintonia con l'albero, con la ciliegia. Con il cestino che raccoglie le ciliegie e se stessa. Come se fosse riuscita a capire questa catena, questa connessione fra questi elementi, cioè l'ha capita proprio in profondità. Quella del Monaco, il Monaco come si chiamava? Che anno era? Qualche dettaglio se lo vedi. Me lo dà proprio che lei non sopporta lo yoga, me lo dà come Bindu. Bindu, cos'è Bindu? Questa Occhio. luce, insomma, del terzo occhio, sì.
non è che ne non sopporta, lei ha avuto a che fare con gli eventi legati a questo argomento, forse non devo dirlo. Fa niente, fa niente. E quindi ha una mercificazione, banalizzazione, marketingizzazione dello yoga praticato, insomma, yoga dinamico. Va bene, secondo me Lola, prima di andare al cluster, può esercitarsi a fare da sola un ad aeternum. Per se stessa, per i suoi obiettivi personali. E l'ha anche scritto in un bellissimo disegno che cercherò di inserire nel video togliendo la censura. Tanto fammelo vedere bene, brava, resta così. Ok, brava. Ha fatto un bellissimo disegno, tutto con tutte le lettere colorate ad aeternum. Che forza ha quel foglio? Mi viene 10.000 miliardi. Quindi se lei ci mettesse sopra un oggetto, un intento scritto su un foglio, un intento pensato e messo sopra, quello acquisisce la forza dell'ad aeternum. Sì, Multicolore. assolutamente. Ok, l'ha già fatto. Diciamole di, chiediamole di rifarlo in eterico. Qua in eterico mi vuol far vedere che accende una radio, una manopola. La vibrazione. Sì, è come se lei si rendesse conto di questo meccanismo qua della radio che riesce a captare le varie stazioni, no? E vedo che gira, gira, gira la manopola, si sintonizza sulla stazione giusta e quando si sintonizza su questa stazione qui, viene generato un ad aeternum enorme che è proprio lucente come il suo nome e il suo cognome. Ha tutta quella carica Bene. e ha tutte quelle sfumature che partono dal rosso, arancio, giallo. Va bene, allora andiamo al cluster senza fare alla fine un ad aeternum, le facciamo togliere i contratti. Vediamoli come sono. In Vediamo maniera se molto classica, mi dà proprio dei manoscritti antichi. li tiene, li toglie, li elimina. No Sì, assolutamente, li elimina tutti. ad aeternum al cluster, andiamo all'avatar, come lo vedi? Allora, dell'avatar conservo solamente la tunica che è un monaco, un frate, la tunica e basta. L'avatar non c'è. Via. Ok, via sì. Lei adesso crea 7 ad aeternum, uno nel cluster, uno nell'avatar e uno per i suoi 5 corpi, fisico, emozionale, mentale, eterico, subliminale. C'è la bambina che ride, la figlia. Si diverte un mondo. Fatti. Lo vuole fare anche la bambina nei suoi 5 corpi? O non ne ha? Carina, la vedo che le manca qualche dentino qua e là. Carina. Non ne ha bisogno. Allora, è un gioco, a lei piace fare il gioco. Di fatto non ne ha bisogno, ma le piace fare questo gioco, è divertente. Bene, secondo universo, con la forma che avevano ricordo, il lupo, l'Elohim, i 3DL, entità mentale morte 3, sopravvivenza sorpresa 4, biliardo 5, gli impianti, soprattutto il mentale, e chi più ne ha e più ne metta, il falso progetto Rien de Rien, esiste ancora tutto questo? No, assolutamente no. La vita del monaco esiste ancora? Sì. Nuova vibrazione. Allora, come affezione 222 miliardi. Ok?
Il suo vero valore è 522 miliardi. Si ribadisce il 2, lei si ribadisce a se stessa. Consapevolezza. 307%. Ah, ovviamente non commento che 522 è un numero spaventosamente alto. Non so se è il più alto finora, ma è spaventosamente alto. PS. 61. Vite. 509. Cervello. Mazza, 509, mazza. 12. A quanto può tra una quantità di tempo fissa X può arrivare come cervello con l'attuale compagno e quanto con la fiamma 6 stelle? Io picchio su quello. Picchio. Allora, con l'attuale mi viene 14, 16 con l'altro. Cosa può fare a 12, a 14 e a 16 Lola? Come capacità medianiche, è tanto, è veramente tanto. Allora, intensificare questo tra virgolette esercizi, no? Prove che ha fatto con l'attuale compagno, lei riuscirà a farlo con più agilità anche con altre persone, purché ovviamente si stabilisca una connessione con l'altra persona. E vedo che c'è un crescendo. Ed è come se lei riuscirà a fare delle tra virgolette, non so come dire, di situazioni di premonizione. Quindi, tipo, se lei deve andare in un luogo nuovo, lei riuscirà, abbastanza bene a prefigurarselo, anche a vedere alcuni volti in anticipo. E a 16? Però a 16 mi mostra come se lei utilizzasse per le persone questi doni, non so come spiegarti, mi dice tipo come di trasmissione, di insegnamento, cioè come non lo terrà per se stessa, come se fosse una sorta di Coach, sì, in senso. entità medianiche, Sì, capacità medianiche. sì. Bello. Domandona, e poi abbiamo quasi finito, praticamente finito. Esistono comunque allo stato attuale delle cose due linee temporali, una in cui Lola è col suo attuale compagno e una in cui mette tutto in discussione. E cerca l'altro. Sì. Ci sono tutte e due. Certo. Lei è in cima allo scivolo del parco acquatico e deve decidere, ci sono due scivoli, quello rosso e quello blu, e deve decidere se è lo scivolo rosso o lo scivolo blu. No, non è vero che sono rosso e blu, sono uno, sono cinque o sei. Allora, lei mi fa vedere che senza pensarci proprio, prende lo scivolo che sta già attualmente percorrendo, diciamo, no? Ma mi fa vedere che a un certo punto, lo scivolo è molto lungo, no? E a un certo punto si frena. Come se diventasse non più scivolo scivoloso, no? Si frena. Cosa fa? Torna indietro? Apre un buco e si Guarda l'altro connette? scivolo, guarda l'altro scivolo. Si gira proprio con la testa a guardare l'altro scivolo. Basta, lo guarda e basta. Per ora sì. Sì. Messaggio finale di Lola a se stessa. Mi fa vedere lei stessa al centro di una rosa, attorniata da tutti questi petali. Mi sono regalata una vita piena di possibilità. Mi sono regalata una vita straordinaria e adesso me ne sto rendendo conto.
Sto iniziando davvero a sentire intensamente il profumo di questa vita. Sono proprio al centro e ne sento fortemente il profumo. Mi verrebbe da dire messaggio di Lola alla figlia, invece no, messaggio della figlia Lola. Ciao mamma, sai che mi sento più tranquilla adesso? Ho ancora tanta voglia di stare con te, però in maniera meno insistente. Sei proprio la mia mamma. Mi ricordo quando ti ho scelta. Messaggio dell'attuale compagno a Lola. Noi due possiamo essere molto felici. Ma preparati anche a qualche caduta, dice. E lo sai che ti amo. Messaggio dell'altro, allora. E niente, era come se questo oggetto che lui porta era coperto da un lenzuolo e ha tirato via il lenzuolo e gli ha allungato questo oggetto che porta tra le mani. Questo è nostro, dice. 522, la vibrazione finale. Allora, sinceramente è leggermente scesa perché si sente un po' sballottata da questa cosa, no? Ma di quanto? No, di E poco, a devo due. dire. Sì, no, 518, 500 così. Sì, Vabbè. 518, sì. E come la vedi? Curiosa. E la mela dell'inizio? Visto che se la sgranocchia, senza paura. Quindi era un Non è po' tutto, avvelenata no? e ci faccio quello che voglio io, sì. Esatto. Yeah, finirei così. Ci faccio quello che voglio io e lei farà quello che vuole. Benissimo. Due fiamme. Ciao a tutti.